Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio proporvi lo studio di un mio groovettino funk dove ho inserito una delle mie, diciamo, sostituzioni, diciamo così, preferite, ovvero suonare su un accordo minore la settima maggiore. Quindi la base di oggi, chiedo scusa se fa un po' schifo, ma ho veramente pochissimo tempo in questi giorni. Però è in si minore, o si minore settima, io molto spesso, soprattutto nell'improvvisazione, oppure quando appunto creo una linea funk, un groove, un fill, un riff, qualsiasi cosa, mi piace molto inserire in un accordo minore la settima maggiore, quindi scala di si minore, si do diesis, re naturale, mi fa diesis, sol, la, si. Con la settima maggiore mi riporto un po' alla minore armonica o minore melodica. E mi piace l'inserimento di questo elemento, appunto, di questa nota, che è la settima maggiore, su un accordo minore. Si usa tantissimo, non l'ho inventato certamente io, e comunque sia, se vi piace, potete farne uso anche voi. Allora, il groove di oggi parte dalla tonica, quindi dal Si che io prendo qui, oppure dipende dove vi piace di più. Sono 4 sedicesimi sul battere, primo movimento. Du-du-bu-da. Tonica, tonica, quinta giusta, settima minore. Quindi utilizzo nella prima frase la settima minore. Quindi si, fa diesis, la. Pausa. E ottava. Sedicesimo staccato. Potete dare anche una sorta di come dire, quasi di swing. Questa è la prima frase, i primi due movimenti. Sul terzo movimento della prima battuta c'è una pausa sul primo sedicesimo, poi altri 3 sedicesimi, ovvero dal fa diesis, quindi la quinta giusta, settima minore ancora, terza minore. Quindi fino a qui sono preciso sulle note dell'arpeggio di si minore settima. Quindi un pu da ba, io lo piglio qui, nono, settimo, settimo tasto, quindi nono sul la, settimo sul re, settimo sul sol. Un pu da ba, quindi fa diesis, la, re. Sull'ultimo movimento della prima battuta c'è la prima nota che vi dicevo prima, settima maggiore, quindi che suono con un vibrato, un trillo, chiamiamolo come volete. Faccio questo e mi appoggio sulla settima minore. Sarebbe un ottavo col punto e mi appoggio sulla settima minore, quindi la diesis, la naturale. Pausa o comunque nota legata sul primo sedicesimo della seconda battuta, ghost, poi mi sposto qui, mi torna bene. Quindi sul quarto tasto della corda di re suono un fa diesis, quindi pausa, ghost, fa diesis, la, quindi di nuovo settima minore, quinta, settima minore. Questo apre il primo movimento della seconda battuta. Poi faccio pausa diciamo, sul secondo movimento della seconda battuta, pausa sull'uno, cromatismo, ancora dalla quinta, ancora fa diesis. Sol naturale, quindi sesta minore,
Sol diesis, sesta maggiore, quindi utilizzo anche, diciamo, la scala dorica, scala minore melodica, quello che volete. E arrivo su La naturale, che in realtà a volte suono la ghost, mi sembra. E scendo. Quindi il terzo movimento diventa La, ghost, La all'ottava sotto e La ancora sopra. Slide sulla settima maggiore ancora, quindi faccio La diesis, La diesis, sì, all'ottava sotto. E risuono l'ottava sull'ultimo sedicesimo della seconda battuta. Quindi La diesis, La diesis, sì, sì. Faccio sentire molto questa settima che mi piace. Siamo alla terza battuta che rinizia praticamente uguale alla prima. No, mi sembra aver messo una pausa sul primo sedicesimo invece del sì. Quindi e la ghost sul secondo. Uguale quindi a prima. Ecco, sull'ultimo movimento della terza battuta faccio questo. Nono tasto della corda di La, quindi qui quinta, ottava, quarta di Si, quindi Fa diesis, Si, Mi naturale, e di nuovo un trillo, un vibrato sul Fa naturale, quindi stavolta metto tensione con la quarta aumentata, quindi diciamo presa dalla scala blues, diciamo così. È un bel quarto, quindi l'ultimo movimento della terza battuta, tutta bella vibrata. Ultima battuta, un classico del funk e non solo, un cromatismo. Faccio questa linea qui, parto dal Si, quindi dall'ottava. Sarebbe Si, Fa diesis, Si, all'ottava sotto. Slide su La diesis, Fa naturale, La diesis. Slide su La, La, Mi naturale, La sotto. Sol diesis, Re diesis, Sol diesis. Sol, Re, Sol, Fa diesis. E prendetela con calma questa frase e accelerate poi gradualmente. Funziona perché in realtà, se ci fate caso, a un certo punto suono addirittura la terza maggiore, ma essendo cromatismi non si sente, cioè diciamo che funziona perché è una nota talmente di passaggio che non mi vado a soffermare ovviamente su un Re diesis in Si minore, però ci passo perché... Tutta la frase verrebbe così lentamente. Più veloce. Thank you.
eccetera, eccetera. Quindi provate anche magari in un contesto diverso dal funk, quindi una base magari con un tappeto di Si minore, a suonarci, se vi piace, la settima maggiore. Può essere uno spunto per improvvisare anche in altri contesti. Oppure mixarla con la settima minore. Quindi andiamo a suonare con la base che fa schifo. Perdonatemi, ma in questi giorni sto facendo troppe cose. L'ho fatta al volo in un minuto. Andiamo a sentire come suona questo groove, questo lick, come si dice, sulla base. Poi qualsiasi cosa commentatemi e ci vediamo al prossimo video. Thank you.